Se vi dico grattacielo, regione Piemonte, tagli al diritto allo studio, mettete insieme queste cose, cosa vi viene in mente? Spreco di soldi, spreco con forse immotivato costruire un grattacielo quando magari si potrebbe utilizzare altre strutture che esistono a Torino, semplicemente riqualificando alcune aree senza andare a costruire un grattacielo. Abbiamo saputo di progetti simili, tanto belli, apparentemente anche abbastanza tra virgolette economici, che poi man mano si rivelavano molto molto più dispendiosi di quanto lo sembrasse all'inizio, quindi forse in questo momento non è detto che sia il momento migliore per affrontare questa scelta. Secondo me appunto è una battaglia giusta difendere il diritto allo studio, nel senso siamo al Politecnico, abbiamo anche noi diversi problemi, le aule che ballano tutto il pavimento per disegnare, non si riesce. Forse non è l'ottimizzazione dei fondi migliore che potessero fare. Potevano ridirezionare questi fondi in cose più utili al momento e sicuramente più urgenti da realizzare in questo ambito storico e soprattutto economico. Beh, che i tagli non sono giusti, i grattacieli che mi piacciono. Io faccio ingegneria civile, per cui sono d'accordo, ecco. Cioè, non mi dà fastidio l'idea che si costruiscano grattacieli, ecco. A qualcuno so che dà fastidio questa cosa. E che si costruiscano con i soldi dei cittadini in un momento di tagli? E bisogna sempre vedere se questi soldi poi non rientrano in qualche altro modo. Non ho capito, scusa, grattacielo? Grattacielo, regione Piemonte e taglia il diritto allo studio. Oddio. È assolutamente nulla in questo momento, mi stai prendendo la sprovvista. I soldi che vengono usati per fare un grattacielo per la regione, che già di per sé è un ente abbastanza, come dire, inutile, potrebbero essere spesi meglio. Preferirei investire più sull'istruzione prima di investire sul... ovviamente questi nuovi progetti ambiziosi come si parla di grattacieli. So che c'è un grattacielo in costruzione, non so che cosa serve. Ci sono due grossi grattacieli in costruzione a Torino in questo momento, due. Uno che sarà la sede di Intesa San Paolo, della banca, sì. E l'altro che sarà la sede della Regione Piemonte. Ok, la vedo male perché c'è più bisogno di finanziamenti per istruzione anziché invece costruire un grattacielo. Beh, dipende gli utili che poi questo grattacielo potrebbe offrire alla società. In questi periodi qua di austerità, come dici tu, la gente è sempre tenuta a non spendere. E questo è un grandissimo male, perché se la gente spendesse l'economia inizierebbe a girare più velocemente. Quindi nei periodi di crisi la gente deve spendere, non deve tenere i soldi in saccoccia. Se ti dico grattacielo, regione, taglia il diritto allo studio, mettendo insieme queste cose, cosa ti viene in mente? Oddio, altra domanda. Studiare comporta molti investimenti a livello economico, si parla di molti soldi per studiare e di conseguenza non è, diciamo così, non è il punto giusto in cui tagliare per far progredire il paese. La regione avrà la sua sede che basterà anche perché in questi tempi di crisi, diciamo, è del tutto superfluo. Di questa corsa ad avere il grattacielo più alto, secondo me è un po' un gioco infantile per fare, scusatemi la volgarità, chi ce l'ha più lungo, nel senso che si cerca di averci sempre chi ha il palazzo più lungo, io ce l'ho 2 metri in più del tuo, tu 2 metri in più del mio. Mi sembra una cosa un po' banale, si potrebbero fare altre strutture, magari sempre tecnologicamente avanzate, ma senza avere il grattacielo più alto.